Так вот, первый раз я вам говорю, что вы провалились. Well now, for the first time, I can tell you that you're a disaster. <laughs> Be sure you get the right attribution there. Я надеюсь, что вы правильно все это поняли. Durante il video si è sentito, molti si sono messi a ridere, perché spesso osservare... Quello che fanno le persone, quello che provano, è un'esperienza così forte da portarci ad imitarli o a simularli o ci contagiano. E ci si potrebbe chiedere se, però, questo è qualcosa che succede in casi speciali come quello che abbiamo visto, oppure se piuttosto non sia la norma, se di solito la psicologia degli altri viene compresa tramite questi meccanismi di imitazione. E questa in realtà è un'idea piuttosto antica, vedete qua dietro alcuni filosofi, psicologi che avevano sostenuto che. La psicologia è fatta prevalentemente di eh, simulazione, imitazione, empatia, simpatia, contagio, eccetera. Però, che cosa ci dicono oggi le neuroscienze? Eh, la scoperta più interessante in questo ambito è un po' paradossale, perché non nasce dalla, dallo studio delle aree cognitive del cervello, le aree del pensiero, nasce dallo studio del sistema motorio. Il sistema motorio è quella parte del nostro cervello che ci serve per muoverci. È fatta di cellule che, quando si attivano, determinano il nostro movimento, quindi ci fanno muovere. E se vengono lesionate, tra l'altro, hanno una serie di tragiche conseguenze proprio nella, nella produzione del movimento. Tuttavia, c'è una piccola popolazione di cellule del sistema nervoso, del sistema motorio, che sono diventate famose appunto col nome di neuroni specchio, che ha un comportamento un po' particolare perché, sì, si attivano quando noi. Eh, ci muoviamo, essendo appunto parte del sistema motorio. Però si attivano anche quando noi stiamo con le mani in tasca e vediamo qualcun altro che esegue esattamente la stessa azione. Quindi il pensionato che sta con le mani in tasca e guarda gli operai, in realtà sta lavorando anche lui, potremmo dire, e che cosa servono queste cose qua? Servono hanno una doppia funzione, aprono in un certo senso un canale bidirezionale fra me e voi, tra voi e gli altri. Perché replicare l'azione degli altri da un lato serve per comprendere, dall'altro serve anche per apprendere. Sono due cose, quindi, da un lato serve per leggere il vostro comportamento, dall'altro serve per invece mappare sul mio sistema motorio quello che voi state facendo, perfezionando i miei programmi motori. Quindi, una doppia funzione. La prima. Ve la faccio vedere così. Facciamo una specie di piccolo esperimento. Ora facciamo finta che io vada a registrare un singolo neurone mirror dalla vostra testa. Quindi voi tenete le mani in tasca, non vi muovete, perché sennò il sistema motorio chiaramente si attiverà, e, e osserveremo dei video. Quindi vedremo cosa fa un singolo vostro neurone mirror durante l'osservazione di quattro scenette quotidiane. Eh, ascoltare un neurone vuol dire ascoltare la sua frequenza di scarica, quindi sentirete uno scoppiettio, tanto più scoppietta il video, tanto più il vostro singolo neurone mirror si sta attivando. Quindi guardiamo il primo video. Quindi una scena, diciamo quotidiana, una persona che prende una cosa, in questo caso una mela, voi avevate le mani in tasca, il vostro sistema motorio Avrebbe dovuto rimanere silenzioso, invece una parte si è attivata e ha simulato esattamente la stessa azione. Questo neurone normalmente si attiverebbe quando siete voi a prendere la mele, non quando soltanto guardate. Poi, siccome sono molto specifici, un'azione anche leggermente differente come questa non funziona. Quindi qua mancava la mela, l'azione non era prendere la mela, era qualcosa di diverso e quindi quello specifico neurone mirror in questo caso non si è attivato. Altri sicuramente si saranno attivati, ma non questo qui che era tarato sul prendere la mela. Però la scoperta curiosa è invece nel terzo video, guardate cosa succede. Allora, cosa è successo? Voi con gli occhi non avete visto che la mela veniva presa però avete capito che sicuramente da dentro qualcuno stava prendendo una mela. Il sistema motorio, e in particolare il sistema mirror, era avvertito della cosa, quindi se con le aree visive noi non abbiamo visto nessuna prensione di mele, tuttavia noi abbiamo compreso che da dietro avveniva la prensione della mela in questione e il sistema motorio ha partecipato a questa, a questa comprensione. E naturalmente l'ultimo caso, ovviamente, la mela non c'è e l'attività del nostro neurone e poco nulla. Quindi il sistema motorio serve anche per capire le azioni degli altri, non solo per farci fare le nostre azioni. E tra l'altro deficit del sistema mirror è stato dimostrato che portano a un cattivo processamento delle azioni degli altri. Quindi capiamo un po' meno bene gli altri se abbiamo un deficit in questo sistema. L'altra faccia della medaglia era, era l'imitazione, o la, scusate, l'apprendimento, diciamo. Abbiamo detto che serve per comprendere e per apprendere. E apprendere per imitazione è una, un fenomeno che non ha bisogno di presentazioni, sappiamo tutti quanto è importante per apprendere da un lato provare noi stessi e dall'altro vedere gli altri che lo fanno. Allora è interessante, questa immagine qua tra l'altro è un'immagine di Melzoff, uno psicologo che negli anni 70 andava in giro per i reparti maternità a fare la lingua ai neonati, di benvenuto presumo, e scoprendo però che i bambini già a poche ore dalla nascita saggiamente replicavano, rispondevano. E, quindi ha dimostrato in realtà che già a poche ore dalla nascita noi imitiamo, siamo degli imitatori naturali. Ora naturalmente un bambino non, non ha ancora uno sviluppo corticale e in particolare un, di quei sistemi inibitori che bloccano questa imitazione. Quindi noi riusciamo a bloccare, se io faccio così, adesso voi... Eh, non mi state salutando, però in realtà una parte, tranne qualcuno, però in realtà una parte del vostro eh, sistema motorio stava esattamente facendo quello. Bloccate l'azione, l'azione non viene eseguita, però viene programmata come nei bambini. Quindi poi noi impariamo a bloccarlo, ma questo comunque ci porta a un apprendimento. Quindi l'antico detto cinese se ascolto dimentico, se vedo ricordo e se faccio capisco, in realtà è curioso perché spesso io faccio anche quando apparentemente non faccio, ma guardo fare, appunto come il tizio davanti agli operai di cui si parlava prima. Quindi serve per comprendere e per apprendere. Però uno potrebbe dire: vabbè, ma in realtà eh, questo riduce molto l'idea di interazione sociale, perché noi non ci limitiamo a capire le azioni degli altri, noi dobbiamo capire le loro azioni all'interno di un contesto emozionale, sensazioni, gesti comunicativi, linguaggio, quindi capiamo tutte queste cose insieme. Però la cosa interessante negli ultimi anni in neuroscienze è la, la, la scoperta che. Contrariamente a quello che vi ho detto, i neuroni mirror non stanno solo nel sistema motorio, ma che l'architettura del cervello, di tutto il cervello, implica la localizzazione di una moltitudine di meccanismi mirror che stanno nelle aree motorie replicando e facendoci simulare le azioni degli altri, nelle aree emozionali facendoci simulare o eh, Evocando in noi le emozioni degli altri, idem per le sensazioni, gesti, linguaggi e così via. Quindi quando noi interagiamo con gli altri, in realtà tantissimi mh, diciamo, meccanismi di imitazione, di simulazione sono in atto in quel momento e ci portano appunto a questo tipo di condivisione. Un esempio, un esempio su tutti può essere quello legato all'area del cingolo. Il cingolo, allora, mentre le aree motorie sono più o meno a questa altezza, quelle dei neuroni mirror classici del sistema motorio, Invece, il cingolo è un'area profonda che sta qua sotto, nella corteccia prefrontale e fa cose tutto, tutt cioè differenti da quelle delle aree motorie, naturalmente, in parte sconosciute. Si sa che il cingolo si attiva quando noi, per esempio, guardiamo fumetti divertenti, comici, tipo questo. Non ci posso credere, sta arrivando tua male. Durante esperienze piacevoli, sensoriali piacevoli, come, per esempio, cosa quanto mai quotidiana, essere massaggiati. Da una bone girl, durante l'effetto placebo, e poi in questa sala si è attivato il, no, il cingolo di tutti noi poco fa durante l'osservazione del video di eh, Clinton e Helsinki che nel 1995 scoppiano a ridere in conferenza stampa perché il cingolo si attiva anche quando noi osserviamo eh, espressioni positive, gente che ride. Quindi abbiamo avuto tutti una collegiale attivazione del cingolo poco fa. Però qual è il filo conduttore di tutte queste esperienze? Per riuscire a scoprirlo ci siamo avvalsi di una collaborazione per noi fondamentale con l'ospedale Niguarda, poco distante da qua, sta a Milano, dove c'è il più importante centro europeo di chirurgia dell'epilessia. E, per riuscire a, a mappare l'epilessia e a, a curare i pazienti, questi medici eh, localizzano dei piccoli elettrodi all'interno del cervello, appunto a funzione di localizzazione e mappaggio funzionale. Registrano dai pazienti e stimolano da questi elettrodi. Il loro compito, è naturalmente, è quello di eh, curare i pazienti e ci riescono in maniera eh, eccellente. Tuttavia, raccolgono una quantità di dati preziosissimi sul cervello umano, che è altrimenti impossibile riuscire a raccogliere. Mm, quindi eh, tramite questa collaborazione noi abbiamo cercato di capire cosa succede quando per esempio viene stimolata quest'area, un'area che si attiva quando noi osserviamo persone che ridono. E ora allora ve lo faccio vedere. E vedrete una paziente con un elettrodo nel cingolo, l'elettrodo naturalmente non lo vedete perché è dentro il cingolo, e la paziente tiene le mani alte, viene chiesto di leggere e poi a un certo punto il medico rilascia una piccola stimolazione elettrica e questo se è quello è che, che succede: coltello, maestra, ferro, gatto, arancio, pulsante auto. Ah. No, un attimo di, di... da ridere? Sì, quindi, quell'area che poco fa noi abbiamo attivato osservando Clinton e Yeltsin che scoppiavano a ridere non è un'area visiva, le aree visive sono da tutt'altra parte del cervello, è un'area che, se stimolata, produce risata. Se qualcuno mette un elettrode in quest'area ci fa ridere. Quindi l'osservazione di quella scena si è direttamente mappata sulle aree che controllano la nostra risata, quindi ancora una volta un'imitazione, però così forte da portarla ad attivare, a farci ridere, come se fosse stata una stimolazione elettrica del nostro cingolo. Per quello alcuni di noi si sono messi a ridere durante quell'osservazione. Quindi il meccanismo mirror funziona, abbiamo detto, nelle aree motorie replicando le azioni, ma per esempio nel cingolo. E riproducendo e facendoci simulare la risata e le espressioni positive degli altri, quindi un meccanismo complessivo. Ora per chiudere, che cosa serve o quali sono i possibili, le possibili ricadute di un meccanismo del genere? E sono tantissime, è difficile adesso riassumerle, eh, per cui lo farò così in un attimo. Non c'è dubbio che la scoperta di questo meccanismo abbia rivoluzionato le neuroscienze cognitive, questo è fuori discussione. Idem per quello che riguarda alcuni settori della filosofia, abbiamo visto come alcuni filosofi già sospettavano meccanismi simili, quindi l'empatia, eccetera. I disturbi pervasivi dello sviluppo, per esempio, l'autismo ha tra i suoi tratti caratteristici il disturbo della sfera sociale. Allora è chiaro che un nesso potrebbe esserci, e in effetti molti studi stanno scoprendo come deficit di questo meccanismo possono avere un impatto tra, le tra i sintomi dell'autismo addirittura la medicina riabilitativa ci sono alcuni studi che mostrano come un paziente ortopedico immobilizzato possa beneficiare se oltre alla pratica riabilitativa ha delle sessioni di action observation therapy, cioè osserva eh, quindi gesti eccetera, c'è un guadagno. Studi simili vengono fatti addirittura sugli ictus dove la situazione è senz'altro molto più complessa. Psicoterapia, estetica, psicologia dello sviluppo, l'apprendimento, apprendere a usare uno strumento oppure apprendere le arti marziali o qualunque altra abilità sportiva, eh, tutto questo ha a che fare col meccanismo mirror. Quindi il futuro sarà divertente. Arrivederci.